Ciao Bob, vorremmo costruire una casa nuova per la nostra famiglia, puoi aiutarci? Certo ragazzi, vedrete che con un po' di olio di gomito avrete la vostra casa in 6 mesi. 6 mesi? Ma è un po' tanto! Noi non vogliamo aspettare! C'è bisogno di tempo ragazzi! Voglio la casa subito! Speravamo per l'estate! Allora dovreste chiamare qualche operaio in più! Soldi, sempre soldi vogliono! O uno o l'altro! Bob, sei un diludendo! E ti paghiamo anche! Scandaloso! C'è qualche problema qui? Salvini! Salvini, aiutaci! Vogliamo una casa nuova, ma Bob non ce la vuole dare. Non è che non ve la voglio dare, è che servono dei mesi. Mesi addirittura, è facile parlare per te che abiti in una casona d'oro. Non è vero. Magari non saranno ricconi come lei, ma pagano onestamente. Sì, ma... Ma io, a casa mia, quando pago qualcuno, mi aspetto qualcosa in cambio, non so voi. Ha proprio ragione, signor Salvini. Non è quello il discorso. Avrete la vostra casa non in mesi, ma in 6 giorni. Cosa? Grazie, signor Salvini, ma lei ne sa davvero qualcosa di casa, come non detto. Si veste come chi lavora. È così vicino a noi. È impossibile fare una casa in 6 giorni. Guardi, comprendo che a lei piaccia disprezzare le persone bisognose, ma io a casa mia le persone bisognose preferisco aiutarle. Oh, ragionissimo. Ma cosa c'entra? Aiutare i vecchi, i giovani, i medi, i mignoli, le belle donne, quelle simpatiche, quelle così così. E quindi... Santini! A che punto siamo? Per rispettare la nuova tempistica abbiamo saltato dei controlli e ora dobbiamo rifare le fondamenta perché abbiamo scoperto una falda acquifera lì vicino. Dovete rifare tutto? Ancora aspettare? Per questi lavori serve tempo. Sempre la scusa pronta. Sono stanca. Ho sentito che non esistono le falde acquifere. Eccomi, vedo che senza di me non si va avanti. Perché è tutto fermo qui? Abbiamo trovato una falda acquifera e dobbiamo rifare le fondamenta. È da un mese che aspettiamo. I signori hanno ragione, è una vergogna. Ci ha detto lei di saltare i controlli per fare prima. E infatti si va avanti sempre. Ma c'è il rischio che la falda allaghi tutto. Guardi, comprendo che a lei piaccia disfare le cose e tornare indietro, ma io a casa mia, quando comincio una cosa, preferisco portarla a termine. Bisogna sempre finire le cose. Ma... Io sono per concludere le cose, concludere le strade, i ponti, i laghi, le partite a Monopoli, lo yogurt nei vasetti. E quindi... Santini! Mi piacerebbe creare un... Open space. Con una colonna romanica in mezzo, sarebbe bello. Non è possibile, signore, la colonna non reggerebbe il peso del tetto. Guardi che è bella grossa. Non si fida di mio marito? Non è che non mi fido, ci sono dei dati. E se la pago di più? La paga di più? Voglio la colonna. Sento litigare qui, non litigate, io sono per la pace. Bob dice che mio marito è uno sciocco. Ho solo chiesto di creare un... Open space. Con una colonna romanica in mezzo. Tutto qui? Non si può neanche chiedere una cosa? La colonna non reggerebbe il tetto. Questo è un tuo pensiero, lo rispetto, ma io preferisco ascoltare le persone. Ci sono dei dati che... Dati. Guardi, comprendo che a voi, professoroni, piaccia stare lì seduti nei vostri uffici bui a contare i numerini, ma io a casa mia preferisco uscire e parlare con le persone vere. Comodo stare chiusi. Siamo noi le persone vere. Sì, bambina, siamo noi. Ma rischia di crollare tutto. Ma questo lo dice lei. Guardi, io non ho mai fatto una casa in vita mia, eppure non mi è mai crollato nulla. Non posso dire altrettanto di tutti quei muratoroni che hanno fatto degli edifici che poi sono crollati. Parlo delle torri gemelle, delle case dell'Aquila, del ponte Morandi, del ponte J-Ax, del muro di Berlino. Santini! Finalmente abbiamo una casa, tutto grazie al signor Salvini. Io me ne andrei anche. Ma sta entrando dell'acqua. È perché abbiamo costruito vicino alla falda. Che facciamo adesso? Aiuto, c'è dell'acqua. Non voglio annegare, papà. Nessuno annegherà fino a quando ci sono io. Sapevo che non bisognava costruire vicino alla falda acquifera. È arrivato il professorone a casa mia. Con i se, con i ma non si va da nessuna parte. Devo fare tutto io qua, ecco. Ma non si sistema niente mettendo un quadro davanti al buco. Guardi, intanto io sono qui da pochi secondi e ho fatto più di lei. Vedete acqua che esce qui? Va molto meglio, signor Salvini. Ma bisogna uscire a sistemare tutte le strutture. Guardi, capisco che a lei piaccia filosofeggiare sui problemi seduto sul suo divano di pelle di cucciolo di cagnolino. No! Ma io a casa mia i problemi preferisco risolverli. Oh! Bravo! E se lei preferisce avere la casa allagata, sono fatti i suoi. Noi non vogliamo l'acqua. Io, guardi un po', preferisco che l'acqua non mi entri in camera, o in bagno, o in cucina, o nel soggiorno, o in cantina. Salvini ha sbagliato. Succede, sono umano anche io e quindi sbaglio e voi non sbagliate mai. Bravi, sono contento per voi. A casa mia si dice che solo chi non lavora non sbaglia mai e qui...
Ben vista, ho sempre detto che Salvini è un buon a nulla. Accidenti, mi prude il naso. Forse con un po' di retorica mi passa. Più diritti ai lavoratori, aumento dei salari, aiuti alle famiglie.